Ciao e benvenuto a questo tutorial. Tu sai che Paclick.com è una piattaforma web tool rendering che ti consente di produrre in pochi passaggi un'immagine fotorealistica 3D senza conoscere un 3D software. In pratica, visualizzi in anteprima il risultato finale della tua idea creativa. Con questa rivoluzionaria piattaforma, simuli fedelmente il comportamento e l'effetto delle nobilitazioni, come rilievi, vernici settoriali, serigrafie, laminazioni e quadricromie, sui supporti di stampa come le carte o le superfici serigrafabili. Effetti che sono impossibili da riprodurre con gli abituali software 2D. Il primo step è di creare un corretto PDF con Adobe Illustrator, sui templates predisposti dal sistema ed univoci per ogni singolo modello. Oggi realizzerai due PDF per ottenere il rendering di questa bottiglia bordolese, completa di etichetta e capsula. Una vernice selettiva semilucida senza spessore ed una lamina oro. Fai il tuo login ed atterri sul database dei modelli disponibili. Sulla colonna di sinistra, dai filtri di ricerca, selezioni il materiale interessato e scegli lo stile Bordeaux. Applichi il filtro e ti compare il database delle bordolesi esistenti. Selezioni la bordolese europea 750. Solo qui in miniatura compare la piccola iconcina. PDF che ti ricorda di generare il corrispondente PDF. Ora, con un clic sul modello, si apre una model box ricco di informazioni, la scheda tecnica e le parti configurabili, etichetta, capsula ed il logo o design sul vetro, il download del template, obbligatorio per generare correttamente il PDF. Per ultimo, il bottone di accesso al configuratore, che esamineremo in un successivo tutorial. Abbandona per ora la piattaforma di Paclick.com e concentrati sull'applicazione di Adobe Illustrator. Come vedi, il template scaricato contiene i template su cui andrai a generare il tuo artwork. All'apertura del Template Label, ti compare uno spazio di lavoro che corrisponde alla massima area etichettabile. Completa l'interfaccia di lavoro con l'apertura di alcune tools, che sono attributi, campioni, livelli ed aspetto. Nel primo step, traccia la sagoma della fustella. Una volta tracciata, con un doppio clic sul livello, si apre la finestra, opzioni livello e togli la spunta anteprima. Nella finestra campioni, seleziona il nome del campione corrispondente e nella finestra attributi applica la spunta sovrastampa a riempimento. Nel secondo step, inizia a creare la grafica per poi decidere quali nobilitazioni assegnare. Fai attenzione che i testi dovranno sempre essere convertiti in tracciati. Nell'ultimo step decidi delle nobilitazioni. In questo esempio si è optato per una vernice selettiva, semilucida, senza spessore ed una lamina oro. Seleziona il livello creato, dopodiché cerca tra i campioni il nome corrispondente, lo selezioni ed applica la sovrastampa riempimento. Ti comporti allo stesso modo con la lamina, selezionando il campione Metal Effect 1, spuntando la sovrastampa di riempimento. Ora non faccio altro che ripristinare il livello fustella, dopodiché, prima di salvare, mi devo assolutamente ricordare di nascondere il livello template. Bene,
A questo punto posso salvare il mio PDF come default di Illustrator. Allo stesso modo faccio per la capsula. Apro il mio template della capsula, creo la grafica e le nobilitazioni, con la stessa procedura riservata all'etichetta. Mi assicuro di nascondere il livello template e salvo il PDF che in fase di setup ritroverò con le rispettive separazioni colore. Riprendi ora l'interfaccia di configurazione ed inizia il setup di rendering, che approfondiremo nel prossimo tutorial appositamente registrato. Grazie per l'attenzione e buona creatività!